Ciao a tutti e benvenuti nell'ultimo video del 2019. Ci tenevo a fare questo video perché, come avrete visto, non sono stata molto presente qui sul canale e sui social media nel mese di dicembre perché è stato un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista lavorativo, ma anche un periodo pieno di eventi e attività a cui ho partecipato, a tantissimi meetup di marketers, il meetup di Career Accelerator dell'altra sera. Ieri ho fatto il meetup con il corso di Tube Mastery, un gruppetto appunto di noi si sono ritrovati qui a Milano in compagnia tra l'altro di Marcello Ascani. È stata una giornata veramente molto interessante e molto speciale, e infatti per me questo ultimo periodo dell'anno è stato un po' una rivelazione, come vi racconto praticamente in ogni video. Per me il 2018 è stato un anno veramente di transizione e cambiamento, sono successe tantissime cose. Giusto per fare un riassunto di tutto e farvi capire quanto sia stato importante per me quest'anno, vi posso solo dire che ho iniziato da studentessa, ero una studentessa di master, il mio master in marketing e comunicazione che ho fatto qui a Milano in Bocconi, abitavo ancora con i miei genitori perché appunto studiavo ancora, e tra l'altro avevo appena terminato una triennale in economia e gestione aziendale in Cattolica, quindi appunto in settembre 2017 mi sono laureata e ho iniziato subito dopo il master. Ho vissuto la prima parte del 2018 come una studentessa normale, quindi insomma facendo avanti e indietro dalla Brianza a Milano per studiare, seguire i corsi. Terminate le lezioni del master in giugno, ho iniziato subito, diciamo, l'internship, lo stage che appunto faceva ancora parte del master. Quello è stato per me un momento molto importante comunque, perché c'erano varie possibilità, c'era la possibilità di andare a lavorare in una grande azienda, una multinazionale, piuttosto che in aziende più piccole, in agenzia di comunicazione, in startup, e io mi sono ritrovata appunto un po' pensierosa, un po' indecisa, perché in realtà fino a quel momento il feeling generale, anche un po' di tutta la classe, era quello di andare a lavorare in una multinazionale, in una grande azienda, insomma entrare il prima possibile nel mondo del lavoro, magari appunto già in una grande azienda con anche opportunità di carriera e così via. C'è da dire che arrivata a quel momento questa scelta non mi convinceva nemmeno prima, e sono arrivata a giugno che la scelta continuava a non convincermi, e quindi ho seguito un po' quello che mi diceva il cuore, se vogliamo dire, o comunque ho seguito le mie passioni. Ho capito veramente in realtà in tutti questi anni, ma soprattutto in questi ultimi anni in cui mi sono messa a studiare economia, mi sono messa a studiare marketing, ho capito che la parte che mi interessava davvero era la parte digital, su cui appunto sperimento veramente da anni, da quando sono piccola, apro, chiudo blog, community, eccetera. Quindi veramente ho capito che non era solo un hobby, ma era proprio quello che mi piaceva fare, quello che tuttora amo veramente fare, e quindi sono contentissima insomma di aver fatto la scelta di iniziare in startup. Ho iniziato in It's Ready, e tra l'altro in quel periodo sono andata a convivere con il mio ragazzo qui a Milano, e quindi mi sono trasferita, e quindi proprio nel mese di giugno è iniziata un po' la mia vita ufficiale da persona adulta, se così vogliamo dire, persona indipendente. E quello è stato sicuramente un grandissimo passo, anche perché io sono sempre stata appunto una ragazza col desiderio di essere indipendente, ecco, non perché non ci tengo, non sono affezionata alla mia famiglia assolutamente, ma semplicemente perché ho sempre avuto questo desiderio di indipendenza, di fare da me, di non dipendere dai genitori. E quindi sono veramente molto contenta che questo 2018, l'anno in cui ho compiuto 23 anni, sono poi anche finalmente riuscita a ottenere questa indipendenza sotto tanti punti di vista. Sono veramente molto contenta, e tra l'altro all'inizio dell'anno non credevo neanche che insomma tutto sarebbe arrivato così velocemente, così improvvisamente. È stato sicuramente un anno ricco di sfide, ricco di scelte, ma che ho vissuto serenamente. E tra l'altro un altro grande highlight del 2018 è stato proprio aprire il canale YouTube,
e diciamo quindi espormi, esporre la mia persona, esporre le mie competenze in maniera molto più forte qui sul web. Ho iniziato appunto a interagire di più con diverse community, mi sono legata alla community di marketers, ho partecipato al loro evento, il Marketers World a Riccione, e anche lì è iniziata poi tutta una serie di conoscenze, di incontri con persone che condividono le mie stesse passioni, le mie stesse esperienze, e da lì veramente ho fatto il mio ingresso sempre più ufficiale, diciamo, in modo sempre più coinvolgente nel mondo del web, nel mondo del digital marketing, delle persone che lavorano in questo campo, che hanno proprio queste passioni. E da lì veramente, appunto, vivendo a Milano, essendo comunque più indipendente e avendo scoperto ufficialmente la mia vera passione, ho iniziato davvero a andare a tutti gli eventi, partecipare a tutte le attività correlate a questo mondo. Qui a Milano ce ne sono tantissime, infatti è una città che io sto amando veramente tantissimo. L'amavo già prima, ma in questo periodo mi sta offrendo veramente mille opportunità, e quindi sono contentissima di dove sono arrivata oggi, di tutto quello veramente che ho scoperto su di me e sulle mie passioni quest'anno, di tutti i traguardi raggiunti. E sono felicissima perché anche il 2019 inizierà con un cambiamento veramente molto bello, e sono contentissima, non vedo l'ora di spiegarvi meglio di cosa si tratta, ma lo farò assolutamente nei primi video del 2019. Quindi per il 2019 posso anticiparvi che sicuramente continuerò a fare video su YouTube, perché è stata una delle grandi svolte del 2018. Comunicare tramite video è una cosa che mi piace veramente tantissimo e tira fuori quella che è la mia reale personalità. Cercherò di intensificare sempre di più la mia attività sul web, perché alla fine è anche il mio lavoro, e quindi preparatevi a trovare dei contenuti magari sempre più dedicati appunto a quello che è un po' sicuramente il mio percorso professionale, e anche proprio degli approfondimenti su quello che faccio in startup, di che cosa mi occupo all'interno del digital, e mi occuperò molto di community management, anche perché appunto dopo tutti gli eventi, tutte le attività a cui ho partecipato in questi ultimi mesi dell'anno, mi sono resa conto che è veramente la, diciamo, parte del digital che amo di più e che secondo me in questo momento in particolare necessita ancora più di approfondimento, perché ci sono ovviamente tantissimi contenuti online, tanti modi per informarsi, per imparare riguardo a che cos'è il community management, come farlo al meglio, però secondo me c'è ancora spazio per approfondire il tema e per confrontarsi sempre di più anche con professionisti in questo campo, in questo settore, e mi piacerebbe in qualche modo dare il mio contributo anche proprio tramite le mie esperienze lavorative. Quindi questo, diciamo, è un po' il piano del 2019 qui su YouTube, quindi sempre più digital, sempre più approfondimenti anche sul mondo delle startup, su come entrare in questo mondo, come avvicinarsi al mondo del lavoro e al settore digital da giovani, magari appena usciti all'università, insomma condividere con voi un po' il mio percorso e quello che imparo. Poi ovviamente vi darò aggiornamenti un po' più specifici, un po' più chiari all'inizio di gennaio, quando poi tutto un po' si realizzerà. E io vi ringrazio tantissimo per avermi accompagnato in questa avventura nel 2018. È stato veramente un piacere aprire questo canale e conoscere tutti voi e iniziare a chiacchierare qui, diciamo, periodicamente per condividere con voi tutto quello che ho in testa, tutte le mie idee, tutte, diciamo, anche un po' le mie conoscenze, che spero vi siano state utili durante quest'anno e spero continueranno ad esserlo nel 2019 e negli anni a venire. Spero veramente, appunto, durante queste vacanze di Natale, beh, sicuramente di riposarmi un po', perché è stato un anno comunque, come avete visto, ricco e intenso, quindi ho bisogno di un po' di relax, di svuotare un po' la mente, però ecco, spero anche di approfittare di queste vacanze per imparare, insomma dedicare anche un po' di tempo ad aggiornarmi sempre nel mondo digital. Sapete che bisogna essere sempre aggiornati su tutto, e ho tanti corsi, tanto materiale che ho messo da parte in questo tempo e che vorrei appunto recuperare un po' durante queste vacanze, e poi ovviamente farmi anche un piano, diciamo un piano d'azione per iniziare
a gennaio qui su YouTube e sui social media con tanti contenuti interessanti per voi, con una strategia un po' più definita, perché il 2018 per me è stato un po' il momento per sperimentare e adesso vorrei andare con una strategia un po' più chiara e definita, ma di questo vi racconterò tutto anche a gennaio. Io vi saluto tantissimo, vi auguro veramente di trascorrere un periodo natalizio e anche di Capodanno stupendo, passate tanto tempo con le vostre famiglie, con le persone che amate, con tutti i vostri amici e noi ci rivediamo a gennaio, carichissimi e prontissimi per un nuovo anno e al prossimo video.